Cosa fa Gerusalemme una volta che l'ha conquistata in maniera così delicata? Manda via Giovanni Paolo II, Onia III, era un papa come il nostro, di quelli che sapevano quello che volevano, ma era povero. Ricordatevi che lui ha bisogno disperato di soldi. Allora cosa fa? Lui ha bisogno in Palestina di avere un papa, cioè di avere un sommo sacerdote che sia filo greco, cioè che imponga la lingua e i costumi greci alla sua gente. E allora caccia via Onia III e pone come sommo sacerdote questo Giasone, che tra l'altro era fratello di Onia, ma era filo greco. Poi si è accorto per davvero che la famiglia degli Oniadi, a cui apparteneva anche Giasone, era povera. Allora butta via Giasone e mette sul trono uno sconosciuto che si chiama Menelao, ricco sfondato, il quale paga abbondantemente per poter essere papa, cioè sommo sacerdote del mondo ebraico. Naturalmente, immaginatevi, di fronte a questa profanazione del sacerdozio, il mondo ebraico reagisce in maniera violentissima. Nel 167 Antioco riscende e fa strage a Gerusalemme, ma fa strage veramente. Il primo libro di Maccabeo testimonia. 2 anni dopo il re mandò alle città di Giuda un sovrintendente ai tributi e gli venne in Gerusalemme con ingenti forze, rivolse loro una, con perfidia, parole di pace ed essi gli prestarono fede. Mondo orientale che sa mentire, non solo allora. Un orientale, un medio orientale parla, tenete sulle orecchie perché state pur certi che vi sta bidonando, politicamente, religiosamente, economicamente. Chiaro il concetto? Non è cattiveria, è cultura loro. Non lo si vuol capire. Per cui noi occidentali stupidi, quando trattiamo problemi del Medio Oriente, prendiamo le parole di Arafat e le parole di Sharon come fossero dette da due occidentali. Oh, se abbiamo giornalisti gnocchi, non è colpa nostra, ma è colpa dei giornalisti che non capiscono queste cose e le prendono come oro colato. Quando Sharon parla, mente. E quando Arafat parla, mente, perché è tipico del mondo orientale mentire. Vi è chiaro questo? Per cui bisogna essere artisti nel saper sfilare le affermazioni vere, perché dicono anche il vero, e lasciar cadere le affermazioni non vere. Io non lo so. So che da sempre è così. Se voi incominciate già dai miti assiro-babilonesi da una parte, dai miti ugaritico-ebraici dall'altra, è sempre così. Giacobbe non ha mentito perfino a suo padre per avere la primogenitura. E le due figlie di Lot non hanno imbrogliato il padre per avere i bambini. Rebecca non ha piazzato una bugia gigante per poter salvare i suoi terafim. Ecco, io non so spiegare il perché, ma è da sempre che sono bugiardi, loro stessi lo riconoscono, quindi hanno il senso del vero, non è che non ce l'abbiano, solo che sono fatti così, purtroppo. Ok, allora diciamo che è una bugia funzionale, ma bugia è, bugia resta. Infatti lo dico e basta. E lo dico esemplificando nel passato. Sì, signor. Prova ne sia che quando noi leggiamo, grazie, prova ne sia che quando noi applichiamo il metodo storico-critico ai testi, non è mistero per nessuno, la prima cosa è identificare il testo esatto tra le mille varianti che troviamo, critica testuale, poi c'è l'analisi filologica. Poi il terzo passaggio è l'analisi dell'autenticità, chi, dove, quando, come, perché, a chi è stato scritto questo testo.
Poi il quarto c'è la critica storica, proprio per vedere che tipo di serietà c'è in ogni brano, in ogni testo, per dire dove c'è, fin dove c'è la fantasia, fin dove c'è il riscontro archeologico, storico, e poi se scopriamo che non è storico, ci chiediamo il perché non lo è. In altre parole, perché dicono le bugie? Perché c'è sempre un motivo. La mamma è fregaiola come tutte le mamme, con tutto il rispetto per le mamme qui presenti. Quando il bambino viene a casa con una pagella brutta, mica glielo dice al marito. Prima la prepara. Sì, ma Isacco era cieco-ziente. Era sordo, cieco ed era moribondo, tra l'altro. È scritto. Senz'altro le donne nell'Antico Testamento, sotto questo profilo, non fanno bella figura. Giaele pianta il piolo di legno sulla testa di Sisera, che era stato sconfitto da Barak, attraendolo nella tenda con un inganno. Giuditta fa la stessa cosa con Oloferne. Rebecca frega il marito Isacco ponendogli il secondogenito come primogenito. Non parliamo poi di Bezzabea, che fa salire al trono Salomone mandando per aria il designato da Davide, che era Salonne. E Bezzabea fa in modo che Salonne diventi un ribelle, e poi guarda caso i cappelli si prendono su un ramo e invece no, lo hanno ammazzato apposta. Hanno preso i capelli, lo hanno legato su un ramo e lo hanno frecciato come Cristo comanda. E poi hanno detto è stata una disgrazia. E l'altro ci ha creduto, figuriamoci, Bezzabea che aveva organizzato il tutto. Velo. E per Bacco se non ha pagato, ma il problema non è dire le bugie e poi pagare, il problema è come si fa a non dire bugie. No, cosa sono? Io direi così. Impariamo a chiamare le cose con il loro nome. Sulle responsabilità morali si arrangia il Padre Eterno. Bambino piccolo dice le bugie? Sì. Che responsabilità morale ha? Nessuno lo sa. Punto. Ma le bugie si chiamano bugie. Dunque, nel 167 avevamo questo modo di comportarsi, essi gli prestarono fede, ma all'improvviso piombò sulla città, le inflisse colpi crudeli e mise a morte molta gente in Israele. Mise a sacco la città, la diede alle fiamme, distrusse le sue abitazioni e le mura intorno, trasse in schiavitù le donne e i bambini e si impossessarono dei greci. Poi costruirono attorno alla città di Davide un muro grande e massiccio con torri solidissime e questa divenne per loro una fortezza. Vi stabilirono una razza empia. Cosa hanno fatto? Hanno costruito un fortino e ci hanno messo le truppe da mascene dentro, punto. Questo viene chiamato nella storia l'Acra, e l'apostrofato Acra col K di Gerusalemme. Era praticamente una piccola enclave di soldati di Damasco pronti ovviamente a sedare qualunque ribellioni, a imporsi se c'era bisogno quando i cittadini si ribellavano a pagare le tasse altissime e cose di questo genere. Da questo momento in avanti, siamo nel 167, inizia la persecuzione, proibizione di qualunque manifestazione e testimonianza religiosa, con la contaminazione del Tempio. Se noi leggiamo nel libro di Daniele, il capitolo 9, versetto 27, c'è la descrizione del trasporto dell'abominio della desolazione, che sarebbe la statua di Giove introdotta nel Tempio di Gerusalemme, e questa statua di Giove aveva le sembianze di Antioco IV Epifane. E gli ebrei disperati, come se portassimo un pezzettino della Kaaba nella chiesa di San Pietro in Vaticano, sconsacrata, e diventa un tempio musulmano. Voi immaginate che cosa succede per noi cristiani. Ecco, più o meno la stessa cosa è successo per gli ebrei allora. E cosa succede a questo punto? C'è la rivolta da parte di un prete. Questo prete si chiama Mattatia,
e padre di alcuni giovani baldi chiamati i fratelli Maccabei, che non sono quei sette di cui noi normalmente, così con la fantasia, facciamo memoria. Quei sette sono sette figli di madre vedova che vengono uccisi sotto tortura durante la persecuzione. Qui avete l'episodio. Cosa succede? C'è un povero vecchio che lo costringono a mangiare carne di maiale e lui non vuole, Mattatia si ribella, c'è questo tizio mandato dal re a imporre questa specie di trasgressione della fede ebraica e mandato anche per raccogliere le tasse, solito discorso, Mattatia si ribella, lo ammazza e scappa sulle montagne insieme con i suoi figli ed alcuni fedeli ebrei, naturalmente di spirito ribelle. Inizia la prima guerra partigiana della storia e voi sapete che non c'è mai vittoria contro la guerriglia. Da che mondo è mondo, la guerriglia ha sempre vinto. È un giudizio brutto, però questo è il dato. Non c'è esercito che vinca contro la guerriglia. Un esercito può vincere un altro esercito, ma non questo criterio del mordi e fuggi. Ci saranno vittime in numero immenso da ambedue le parti, ma alla fine la guerriglia vince sempre. Di fronte a questa situazione, dunque di persecuzione e di guerriglia, nasce l'apocalittica. Quindi potremmo dire che l'apocalittica, sotto il profilo storico, ha tre grandi compiti. Primo compito è il compito consolatorio. Coraggio, voi siete perseguitati, ma guardate che alla fine sarete vincitori. Oppure, guardate che in questa situazione voi rappresentate Dio, il nemico rappresenta il demonio, e quindi se voi siete dalla parte di Dio, prima o dopo avrete ragione. È importante capire questo. Non capite Bush se non capite questo. In Europa siamo molto più avanzati perché abbiamo separato quello che è la politica dalla fede. Si può gestire la politica in maniera onesta e con i criteri della fede, ma sono due cose distinte. Bush a questo punto, se voi notate, sta facendo un giudizio di tipo religioso e quindi si sente investito di una missione universale. È pericolosissimo. Ogni tanto io mi diverto lì a Roma a conversare con alcuni studenti che sono di Comunione e Liberazione. Per tanti aspetti io li ammiro. Per alcuni dico, guardate che ho paura. Perché con questo tipo di criterio che voi avete, se li portate alle estreme conseguenze, questi criteri, voi andate a finire in una logica teocratica, che è devastante. Da Marsilio Ficino in poi abbiamo sempre tentato di distinguere, ci siamo riusciti, fra politica e religione. La religione è un fatto politico, ma non si identifica con la politica. Questa è un'analisi sociologica. Il fatto che io la domenica faccia questo gruppo, adesso prenda la macchina, vada a San Marco a celebrare la messa, è un fatto oggettivamente che incide, perché, volenti o nolenti, che sia io che sia un altro, noi muoviamo delle masse, piccole o grandi che siano. Questo è un fatto politico. Sto parlando da sociologo in questo momento, anche se io sociologo non sono. Quindi la religione ha una sua incisività nella politica, ma qua è quando si identifica. Diventa devastante, perché allora cadiamo nella jihad islamica, cioè la legge religiosa diventa anche legge civile. E Amina ne sta facendo le spese, perché in nome di una legge religiosa viene condannata alla lapidazione. Ciò che noi abbiamo vissuto nel Medioevo, i roghi delle streghe, l'Inquisizione, la stanno vivendo loro adesso. Abbiamo uno scarto, è brutto dirlo, perché sembra che loro siano inferiori, non è vero, sono un'altra cosa.
ma lo scarto storico di maturazione culturale è di 400 anni. Il secondo grande compito dell'apocalittica, dentro questa logica, è ermeneutica, cioè far capire perché succedono queste cose, dare dei perché, cercare di comprendere quali sono i meccanismi e quindi dare significato al presente. Terzo, è confermativa l'apocalittica, cioè ti aiuta a rimanere fedele a te stesso e ai tuoi principi nonostante tutto. Alcune caratteristiche letterarie, passiamo velocemente alla pagina 3. La prima caratteristica è il linguaggio. E questo linguaggio si serve di diverse chiavi. Abbiamo per esempio la simbologia cosmica, la luna che gronda sangue, le stelle che cadono, il sole che non fa più luce. Sono tutte fantasie. Ma quale sarebbe la nostra reazione se questo per davvero accadesse? L'autore vuol metterti in quella situazione psicologica, perché in quella situazione psicologica tu sei costretto o costretta a scegliere solo ciò che vale. In una situazione di disastro di quel genere, dove non c'è scampo per nessuno, che cosa ti interessa in quel momento? I soldi, la gloria, il buon nome, il rossetto, le scarpe nuove? O ti interessa qualche cosa d'altro? Ecco, poniti in quella situazione psicologica e vedrai che tante cose cadranno. Chiediti che cosa resta. C'è anche la simbologia numerica sulla quale i testimoni di Geova hanno fatto scempio. Noi invece pian piano entreremo dentro in queste logiche. Normalmente il 7 è il numero della perfezione, come anche l'1 è il numero della perfezione. Mentre invece il 6 è la perfezione, 7, meno la perfezione, 1. E quindi 6 che cos'è? L'imperfezione assoluta. Se poi avete 666, che non è 666 come dicono i testimoni di Geova, ma è 666, avete la perfezione, perché anche 3, della imperfezione. Lo so che è così, sì, lo so che stufa, però è un linguaggio criptico che loro adoperavano per capirsi tra di loro. Chi non era introdotto nel gruppo era escluso dalla comprensione delle cose. 3,5 non era imperfezione, era tempo breve. Persecuzione dura 3,5 anni, no, vuol dire che dura poco tempo. Quanto? 2 giorni? Una settimana? Un mese? Persecuzione è durata un mese, sì, allora scrivi, è durata 3,5 anni. E chi legge dice, Madonna, 3,5 anni di persecuzione, è un disastro. No, vuol dire tempo breve. Così pure 1000 ha sempre a che fare con il divino. È sempre qualche cosa di divino, 1000. Poi il multiplo, un numero moltiplicato per il suo multiplo, vuol dire illimitato, che è meglio non contare perché è enorme. E vi faccio un piccolo esempio, per non portarvi l'esempio del 70 volte 7, oppure dei 14.000, dei 144.000 che sono 12.000 per 12, nel libro dell'Apocalisse lo troveremo il prossimo anno, vi ho portato questo esempio, siamo alla linea 9 della terza pagina. Daniele parla di 70 settimane, noi diciamo 490 anni, scordatevelo, 70 per 7, numero per il suo multiplo, vuol dire un tempo che non si può contare, che è 490 anni. Va bene, esiste anche la simbologia cromatica. Dire a uno tu sei bianco per noi vuol dire semplicemente colore bianco, no, in Oriente significa tu sei Dio. Dire a uno tu sei bianco
significa dire tu sei Dio. Adesso provate a comprendere perché, per esempio, nella trasfigurazione si dice che le vesti di Gesù erano bianche, che nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle tali. Sembra una notazione bifolca e ingenua, invece no. Nella sensibilità orientale sta a dire quello è Dio. Se voi notate, le vesti di Gesù risorto sono splendenti. Leggendo il libro di Daniele, al capitolo settimo, noi troviamo l'antico dei giorni che aveva la barba candida e le vesti candide. Chi è questo antico dei giorni che ha la barba candida e le vesti candide? Il Padre Eterno. Poi il rosso, invece, che noi diciamo indice di amore, invece in Oriente è indice del mondo del peccato e del mondo dell'ira. Il verde, che per noi è indice di speranza, in Oriente invece è il colore della morte, quello che per noi è il nero. Il nero in Oriente è solo indice del male. Il verde è indice della morte. Forse perché hanno visto qualche cadavere in decomposizione al colore verde. Poi siamo alla linea 32 e corriamo velocemente perché siamo alla fine. Come al solito c'è la simbologia, non preoccupatevi del nome, teriomorfa. Morfa vuol dire forma e terio in greco vuol dire bestia. La simbologia di forma bestiale, di forma animalesca. Vi dicevo prima che animalizzare il nemico è tipico dell'Oriente. Anche noi diciamo è forte come un toro. Abbiamo un rimasuglio di questa mentalità. Ma c'è ancora qualcosa di più. Le singole parti dell'animale hanno un valore simbolico per se stesso. Io lì vi ho messo qualche esempio. Le corna dell'animale indicano la forza, mentre gli occhi indicano l'intelligenza, la corona indica il potere. E allora voi avete, vidi una bestia con 7 teste e sopra ogni testa una corona. 7 è la perfezione del potere, cioè è il potere assoluto. Non esiste un animale con 7 teste e chi abbia nelle teste una corona, ma sta ad indicare abbiamo un potere che ci è nemico ed è un potere dittatoriale assoluto. Questa è la traduzione oggettiva. E ogni testa aveva 10 occhi, un mostro, noi diciamo, ma buttate via l'idea di ricostruire con la fantasia un animale. L'occhio che cos'è? L'intelligenza. Bene, abbiamo un potere organizzatissimo, assoluto, il quale adopera un'intelligenza diabolica nel fare ciò che fa. Un animale con 7 teste, o sopra ogni testa una corona, ogni testa 10 occhi. E noi ce lo dipingiamo come fosse vero. No, è un modo simbolico per indicare il potere politico. Persecutore. Velocemente, andiamo alla linea 46, gli esempi li saltiamo, andiamo alla linea 46. C'è anche, questo è il linguaggio, ma c'è anche un genere letterario particolare, il genere letterario delle visioni. Il protagonista, il nostro eroe, qualunque esso sia, Enoch, Daniele, che so io, Adamo ed Eva, Mosè, a seconda dei vari libri apocrifi o canonici, vedono qualche cosa. Non capiscono niente. E nel momento in cui non capisco c'è l'angioletto che si avvicina. E allora il nostro eroe chiede all'angioletto che gli spieghi la visione. Quell'angioletto è un'invenzione letteraria di chi scrive, per poter spiegare la visione che ha descritto fino a quel momento. E se voi, per esempio, leggete il Nuovo Testamento, vi accorgete di una cosa simpaticissima. Matteo, siamo alla linea 57 della terza riga,
introduce questo genere letterario per descrivere la risurrezione. Per quale motivo? Perché per l'orientale il futuro non è un'incognita. Il futuro, che è per tutti, si fa presente in qualche piccolo segmento storico oggi. Qualche piccolo avvenimento circoscritto, fine di Gerusalemme, distruzione di Gerusalemme, quello è un piccolo segmento storico dove in miniatura è racchiuso il disastro che succederà alla fine del mondo per tutti. Mi spiego? Cosa ha fatto Matteo? Per descrivere la risurrezione di Gesù adopera il genere letterario delle visioni apocalittiche, dove c'è la visione non capita e l'angelo che la spiega. Ma contemporaneamente, adoperando questo tipo di genere letterario, qual è il messaggio che vuol dire? Guardate che ciò che è capitato a Cristo come individuo singolo capiterà a tutti alla fine del mondo. Quindi dietro a questo racconto che adesso leggiamo come conclusioni, concetti chiave le riprenderemo la prossima volta, dietro a questo racconto di Matteo, che sembra bello, simpatico, quasi una specie di narrazione giornalistica dell'avvenimento della risurrezione, nasconde invece questa ricchezza. Matteo descrive il fatto come una visione, dove non si capisce niente, c'è l'angelo interprete che te la spiega. È un fatto accaduto nella storia, piccolo segmento dentro al quale ognuno vede ciò che capiterà a se stesso quando sarà la fine. Passato il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare il sepolcro ed ecco vi fu un gran terremoto. Se voi notate, qui cominciamo già ad avere i primi elementi di simbologia cosmica. Vi fu un gran terremoto, un angelo del Signore sceso dal cielo si accostò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come la folgore e il suo vestito bianco come la neve. Domanda, chi è quest'angelo? Il Padre. Se io ve l'avessi detto così di brutto a freddo, voi avreste preso le ribaltine delle sedie me le avreste tirate. Come confondere Dio con un angelo? Facendo l'esegesi, mi avrei potuto prendere per mano e portare nell'Antico Testamento dove Malhak, angelo, molto spesso sta al posto di Yahweh. Qui però si dice con chiarezza che il suo aspetto era come la folgore e il suo vestito bianco come la neve. Vi è chiaro? Siamo in pieno clima, in pieno linguaggio apocalittico. Per lo spavento che ebbero di lui, le guardie tremarono tramortite, ma l'angelo disse alle donne, e spiega il fenomeno, «Non abbiate paura voi. So che cercate Gesù crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto, venite a vedere il luogo dove era deposto. Presto, andate a dire ai suoi discepoli, è risuscitato dai morti, ora vi precede in Galilea. Là lo vedrete. Ecco, io ve l'ho detto». Cosa fa l'angelo? Spiega ciò che le donne stanno vedendo e che non capiscono. Vedono un sepolcro vuoto, che senso ha? Abbiamo sbagliato sepolcro, l'hanno rubato, se n'è andato via lui. Che significato ha ciò che stiamo vedendo? Questa perplessità la vedremo nelle visioni di Daniele. Lui vede e non capisce. C'è l'angelo che glielo spiega. Solo che in quel caso l'angelo è una creazione letteraria. Qui invece, così come lo presenta Matteo, quest'angelo era per davvero un dato oggettivo o era un'ispirazione interiore? Chi lo sa? Non spetta a noi giudicare. Comunque Dio si è fatto presente con queste donne e ha spiegato a queste donne il significato di ciò che stavano vedendo. Questo è il messaggio del testo. Ed è detto in linguaggio apocalittico per aggiungere a questa particolarità l'altra che vi dicevo. Guardate bene ciò che è successo perché succederà a tutti quanti voi alla fine del mondo.